Buon martedì, ciao da mio Pilates. Eccoci qua per i nostri 30 minuti di Mathwork Pilates. Ci mettiamo sul nostro tappetino e iniziamo. Preciso una cosa: se sei a 0-0-0 completamente, ti consiglio innanzitutto di provare questa lezione e se hai troppi dubbi o se ti vengono troppi dubbi, di passare per esempio al Pilates posturale dove riparto di più dalle basi. Attenzione, qui anche riparto dalle basi ma in maniera un po' più veloce. Ad ogni lezione un tema, così anche chi magari ha già fatto Mathwork Pilates è comunque un importante ripasso. Magari siete rimasti un po' fermi durante le vacanze, malgrado il summer program, riportiamo bene l'attenzione sui principi di base. Oggi il tema qual è? La posizione neutra. E quindi il tema, diciamo, il filo conduttore sarà questo. Magari la prossima volta la respirazione. Abbiamo 30 minuti, dobbiamo portarci a casa un risultato sia posturale, quindi attraverso la posizione neutra, sia muscolare, il fatto di sentirsi tonici e di avere lavorato, di aver fatto i nostri 30 minuti quotidiani di allenamento. Quindi ragazzi, mettiamoci giù a terra. Oggi partiamo direttamente da terra e come vi dicevo, parliamo delle posizioni neutre, sia da supini, sia sul fianco, sia da prone, sia in quadrupedia per arrivare in piedi. Allora, innanzitutto prendi contatto della schiena con il terreno, lasciando le gambe leggermente separate, talloni davanti ai glutei, braccia lungo i fianchi. Senti quali parti della schiena appoggiano e quali no, naturalmente, così come il tuo peso ti adagia, diciamo, sul terreno. Piccolo inciso, che cos'è una posizione neutra? È quella che il più possibile a livello scheletrico e quindi di conseguenza muscolare, tessutale, articolare, quella che più si avvicina a, prendiamo il libro di anatomia e di fisiologia articolare, è quello che sarebbe, tra virgolette, perfetto. Non è detto che ciascuna anatomia possa arrivare a una posizione, diciamo, perfetta idilliaca, però ci proviamo, ok? La schiena, così come le varie articolazioni, hanno degli angoli, delle curve, abbiamo una curvatura lombare, una cifose dorsale, una curvatura lordotica a livello cervicale, che vanno rispettate, sia diciamo come posizione di riferimento mentre eseguiamo gli esercizi, oppure se non siamo nella posizione neutra, ci dobbiamo rendere conto che siamo in una cosiddetta posizione di esercizio per ottenere un beneficio particolare, ok? Quindi la lezioncina di oggi, chiaramente anche nelle prossime torneremo su questo, perché posizionare bene le ossa è importante per far lavorare bene i muscoli. Ora partiamo proprio dalla schiena, frizioniamo l'osso sacro sul terreno per riscaldarlo e sentire che ce lo dobbiamo proprio ancorare a terra. Tac, ok? È un osso a forma di triangolo che non solo deve essere appoggiato, ma è impresso a terra. Dovresti sentire già in automatico un'attivazione della parte bassa del ventre. Fermo restando lì il sacro, imprimo il centro della schiena a terra. Per capire il centro della schiena, dove è situato, chiamiamolo centro della schiena, anche se geometricamente non è esattamente il centro, però mi piace chiamarlo così perché rispetto agli altri due più o meno è centrale. Seguo le ultime costole con le mani proprio, vado dietro dove le costole incontrano la colonna, il passaggio dorso-lombare, questo, tac, vado ad appoggiarlo. Vai a verificare che sia rimasto uguale l'appoggio del sacro sotto. Un filino d'aria o di luce, un filino proprio, ci devono passare a fatica delle formiche qui sotto, eh? Si crea un ponticello qua sotto, dove ci passano le formiche e un filo d'aria, ok? E corrisponde alla lordosi fisiologica lombare, quindi la percezione di essere in un leggerissimo arco a livello lombare. Risalendo tutto il dorso inevitabilmente appoggia per effetto anche della posizione, passiamo a livello cervicale. Innanzitutto appoggiami la parte posteriore della testa e permetti che lo sguardo sia rivolto al soffitto, mandibola e mento orientati sulla verticale, ok? Proprio questa è la posizione neutrale.
Già qui per qualcuno di voi, soprattutto se siete un po' avete una curvatura dorsale pronunciata, potreste far fatica a raggiungere comodamente il terreno e avere le spalle arricciate, il collo pure, fastidio e rigidità cervicale. Vi consiglio, qualunque sia il fastidio che abbiate, di mettere un cuscino o sotto la testa o sotto al collo. Allora, sotto alla testa va benissimo, provateli tutte e due, sotto al collo potrebbe dare veramente un piacevole sostegno. Quindi mi raccomando, tenete a portata di mano un cuscino se scoprite che per voi già questa posizione magari crea noia alla schiena, ok? Molto bene. Ora, imprimi questi tre punti nel terreno, sacro, centro, schiena, parte posteriore della testa. Le devi pensare come tre colonne, tac, 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 che vanno in profondità a creare delle fondamenta nella nostra postura. Sentili forte, forte, forte. Ora, vi introduco a due movimenti che servono al tempo stesso per sciogliere ed eventualmente in autonomia li potete usare se si creano delle rigidità in queste posizioni. Vi spiego perché. Vero è che stiamo cercando delle posizioni di esercizio, cioè neutre e di esercizio, a volte per concentrazione, per enfasi, per un sacco di motivi mettiamo troppa energia. Se questo accade, sciogliete la parte lombare portando le gambe da un lato e dall'altra senza forzare, ti ripeto, perché devi proprio sciogliere eventuali contratture. La stessa cosa la puoi fare per il tratto cervicale, ruotando la testa a destra, ruotando la testa a sinistra. Sono sufficienti una o due volte per togliere eventuali rigidità. Eccoci qua, ritorniamo nella nostra posizione neutra. Anche il fatto di mollare una posizione e ritornarci, attenzione che è fondamentale, è sempre esercizio. Andiamo subito a stabilire una posizione di esercizio che useremo per il tratto cervicale. Dalla posizione neutra, quindi sguardo al soffitto, mento sulla verticale, mandibola sulla verticale, andiamo in retropulsione con il mento, ovvero possiamo agevolare questa cosa spingendo la mandibola verso la gola e la nuca in su, proprio l'attaccatura dei capelli. Puoi anche proprio sollevare di mezzo millimetro la testa da terra con le mani e tirarti letteralmente il collo, ok? Questa posizione, altrimenti detta di doppio mento, si chiama retropulsione del mento. Metterà la cervicale in una posizione di allungamento. Ora valuta sul tuo collo se è noiosa, se ti dà fastidio, se crea fastidio, rigidità, ok? Modula, non metterci troppa energia. Possibile errore di questa posizione? Staccare il centro della schiena che avevamo appiccicato prima. Quindi vado a mettere il mento in retropulsione, collo che si distende, però vado a rivalutare le posizioni sottostanti. Molto bene. Vero è che il tema è posizione neutra, ma è fondamentale pensare al concetto anche dell'autoallungamento della colonna. È già esercizio, anche se non stiamo faticando in termini muscolari, ma stanno faticando i vostri muscoli posturali, la cui percezione della fatica non è come se facessimo 8.000 squat, per intenderci, ok? Quindi dicevo, quello che abbiamo appena fatto di portare in retropulsione del mento ti fa sentire sicuramente la colonna come se venisse tirata, giusto? Bene, diamo un nome a questa sensazione, autoallungamento della colonna, in questo caso attraverso il collo. Possiamo farlo anche attraverso l'area lombare. Pensa con... Sì, allora puoi pensare a due cose, o con i glutei proprio di fare come dei piccoli passettini, fermo restando l'appoggio della testa, cioè creiamo un punto fisso perché altrimenti non tiriamo nulla, oppure proprio anche manualmente, vedi, con le mani nell'incavo delle anche vai a spingere lontano i femori. Dovresti sentire anche qui una piacevole sensazione che si concentra più nell'area lombare, ma sempre di autoallungamento si parla perché la colonna è un'unica catena che si allunga. Devi immaginare la catena di una bicicletta che è tirata in due direzioni opposte da due ingranaggi opposti, da una parte il bacino, da una parte la cervicale. E voilà, sentiamo l'autoallungamento e il piazzamento in neutro dei nostri appoggi sacro, centro schiena, parte posteriore della testa che, come detto, non è proprio in neutro, però già in una posizione di
esercizio che ci crea veramente un piacere. Rimani invece in neutro, cioè sguardo il soffitto, se portando il mento in giù hai noia ai muscoli, ok? Ora, mettiamoci a posto le ossa delle spalle fondamentalmente, inspirando tiriamo su le spalle tanto tanto tanto, fuori l'aria, al contrario camminiamo con i polpastrelli delle dita fino ad arrivare a toccare idealmente i talloni. Inspiro, sollevo e fuori fuori, allungo, 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 questo ci fa molto bene dopo ore magari al computer, spalle sollevate, tensioni sia emotive, sentimentali, lavorative, tutto spesso lo accumuliamo, diciamo un'area prediletta è proprio la spalla, il trapezio, poi ciascuno può avere lo stomaco, l'intestino, la lombare, però questa è una delle zone predilette. Inspiro, sollevo e fuori l'aria, allungo in giù. Inspiro, sollevo, fuori l'aria, allungo in giù. Rimango con le braccia molto vicine al corpo. Vado a rivalutare sia gli appoggi della schiena, neutro il sacro, centro schiena, filino d'aria sotto la lombare, autoallungamento della colonna, cervicale in retropulsione, esercizio di autoallungamento. Le braccia allungano nella direzione opposta. Quindi sentiamo le opposizioni, da una parte le braccia, da una parte la colonna. Torneremo spesso a lavorare sulle opposizioni perché generano veramente tanta efficacia nel corpo. Molto bene. Ora, a livello di respirazione vi dico solo alcune indicazioni che magari vediamo meglio la respirazione nelle prossime lezioni. Per oggi ti chiedo di inspirare ampiamente con la gabbia toracica. Immagina Hulk di espandere la gabbia in tutte le direzioni, devi sentire il costato andare contro l'interno delle braccia e contro il pavimento. Cerca di evitare di espandere in avanti perché tanto ci va anche senza pensarci. Né? Lascia il torace apertissimo, svuotami i polmoni senza chiudere le costole. Fuori, 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 fuori. Ti accorgi che va in attività da solo l'addome, giusto? Puoi facilitare con l'approfondimento dell'addome, quindi ci sarà sia una porzione di lavoro autonomo che fa il tuo sistema nervoso, sia una porzione di lavoro volontario che fai tu perché andrai ad approfondire l'addome. Di nuovo, respira espandendo la gabbia toracica tipo Hulk. Lascia il torace così, le ossa aperte proprio, le costole alla massima apertura, svuoti i polmoni lasciando le costole aperte. Fuori, 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 fuori. Senti cosa succede attivamente e volontariamente a livello di girovita e di approfondimento dell'addome. Ancora. Allungati nella colonna, pensa proprio alla catena della bicicletta che dal coccige alla nuca si allunga, fuori, 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 posizioni neutre della schiena, braccia lunghe ragazzi, fantastico, molto bene. Ora avvicinami le gambe fino ad unirle, ok? Strizza forte le cosce, devi pensare di tenere un foglietto di carta qui fra le cosce, non qui sul davanti, ma qui sotto, in modo tale che, fai con me, vedi le mani, cioè, ci sia una squeeze delle cosce in questo senso, vedi che è avvolgente a spirale sui femori, prova a stringere, ok? Però, in questa visione, quando fai questo squeeze fra i femori, non devi aggiungere una rotazione del bacino, ma rimanere in neutro. Provaci. Squeeze delle cosce, sentirai attivarsi bene i posteriori delle cosce, giusto? Verifica il tuo neutro, allungati nella colonna, stacca da terra le braccia di pochi centimetri, allunga più che puoi le braccia. Inizia con vigore un movimento ritmico delle braccia senza alterare minimamente la posizione neutra. Perché ti dico minimamente? Perché il movimento delle braccia avrà un effetto destabilizzante che noi, già scaltri in materia, non permetteremo. Quindi, quindi centro schiena ben ancorato. Vai con vigore con le braccia, continua questo movimento. Verifica l'appoggio del sacro, centro schiena, autoallungamento, femori che strizzano forte tra di loro. Ora fammi dei respiri profondi, espandendo bene la gabbia toracica e fuori l'aria svuota i polmoni senza chiudere la gabbia. Fuori, 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 allungati, allungati, allungati ancora.
Molto bene. Ora continua e in cinque tempi realizza l'inspiro che sia completo e in cinque tempi la espirazione, cioè svuotare i polmoni in modo completo. Ti dico già che dovrà essere molto più veloce, lo dovrai gestire e agire quindi sul controllo della respirazione, non solo di qualità come respiro, ma anche nei tempi. Quindi squeeze delle cosce, neutro, autoallungamento, braccia lunghe, rigide fino alle mani. Inspira, 1, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5. Due, tre, quattro, cinque, fuori, due, tre, quattro, cinque, in, due, tre. Sentiti respirare. Devi sentire tanto calore. E stop. Qui proprio quando prendi familiarità con questo esercizio, devi sentire fluidità nel respiro, continuare a fare rumore anche sentirti, sentirai proprio l'effetto quasi spugna dei tuoi polmoni, ok? Ora, premi i palmi delle mani a terra, ok? Premi e solleva entrambe le gambe da terra a tavolino e me le abbassi, ok? Questo movimento non deve comportare nessuna variazione a livello di posizione neutra. Ti anticipo il probabile errore così vai subito nell'ascolto. Si tende a fare questo, staccare il metaschiena, ok? Quindi solido l'appoggio, braccia lunghe, inspiro, sollevo. E resta bene invariata la schiena e appoggio. Inspiro, sollevo e spremi giù bene le costole. Ancora. Collo lungo. Allungati, 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 allungati. Ancora. Allungati, 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 allungati. Ultimo, rimani con le gambe a tavolino. Allora, abbiamo reso esercizio, una preparazione delle gambe a tabletop. Quando le tibie sono sull'orizzontale, le ginocchia sopra la linea delle anche. Attenzione a non confondere, non è qui il tabletop, ma ci deve mettere un po' in discussione proprio a livello di addome. Dobbiamo percepire che dobbiamo controllare con gli addominali la nostra posizione, altrimenti si tende a staccare qui, ok? Mettimi le mani sotto alle ginocchia. Mi sollevi la testa e le spalle da terra di poco. Attenzione, l'obiettivo non è mento appoggiato allo sterno. Prendi il pugno di una mano, lo metti sotto, ci deve stare, diciamo, lo spazio di una mela, di un pugnetto sotto al mento, collo lungo nella diagonale indietro. Ora, inspirando, espandendo la gabbia toracica tipo Hulk, passi alla posizione seduta. Devi pensare che l'espansione della gabbia toracica, come una mongolfiera, ti sollevi. Appoggio a terra i tacchi, talloni, appoggio la punta delle mani, piano senza forzare, stendi le gambe con i piedi a martello, raggiungi la flessione del busto sulle gambe. Torno piano indietro, muoviti piano, appoggia le mani dietro al corpo. Allora, errori, mi affloscio sulle spalle. No, respingi il suolo, chiudi tantissimo le scapole dietro, talmente tanto che vai a reggere proprio una nocciolina fra le scapole. Immensa proprio l'apertura del petto in alto. Approfondiscimi leggermente l'addome e fammi un respiro qui. Comodo, eh? Fuori l'aria, giù solo lo sguardo. Inspirando, fai scivolare le mani dietro. E in parte le braccia reggono il peso del tronco nella discesa. Riporto le braccia ai lati del corpo, le mie gambe sono unite, strizza i femori, piedi a martello, braccia lunghe che premono, posizione neutra, sacro in appoggio, centro schiena, glutei rilassati. Ora fammi piede point, premi a terra le mani, recupera le gambe strisciando le dita sui piedi, torno in posizione. Mani sotto i cavi poplitei, solleva testa e spalle. Inspira, sollevati, riduci il colpo delle gambe. Non è un colpo di reni, ma è un'espansione proprio del pallone della mongolfiera che tira sull'intero corpo. Sì,
sentiti respirare, puntami i tacchi, puntami le dita, allungati in avanti, torno indietro, appoggia le mani, apri il petto chiudendo le scapole, pancia scavata, respira, e premi i palmi delle mani, fai i piedi a punta, recupera le gambe, mani sotto alle ginocchia, inspira su e vedrai che vai di più adesso naturalmente, quasi senza forzare, allungati, piano su, mani dietro, apro il petto, respiro e fantastico. Apri il lato di un corpo, per apri intendo estendi un braccio e girati sul fianco. Vediamo la posizione neutra sul fianco. Uno, io sono sul lato destro, fletto il gomito, vedi il gomito destro che viene in avanti rispetto al viso, il braccio mi offre la possibilità di essere il mio cuscino, ok? Quindi, importante riuscire a scaricare il peso della testa sul braccio. La spalla di sotto la devo normalmente rimettere sotto, perché vedi, ci si mette così, guarda la linea spalla-spalla che è obliqua, spalla su spalla, rientra con la spalla di sotto, anca su anca, ok? Linea della schiena parallela al suolo, verifica di avere dello spazio qua sotto, perché si tende a stare con il costato così, quindi vedi la tua colonna sarebbe storta, eh? Quindi, tac, tiro sul costato, colonna parallela al suolo, linea pube esterno, prendi proprio come se facessi una, volessi accorciare la linea qui fra pube esterno, fai proprio questo sfioramento, automaticamente ti sorge una correzione. Crea la lunghezza dal coccige alla nuca, è presente la catena della bicicletta? Anche qui. Prova a strizzare i femori tra di loro, sollevare da terra le gambe e mantenere questa posizione con eleganza, senza che appoggi l'altra mano a terra, ma la mano la appoggi qua. Devi pensare di avere un bicchiere d'acqua piena, se no su questo fianco, come vuoi. Stiamo attivando la posizione neutra sul fianco, i nostri muscoli obliqui, i nostri muscoli adduttori. E adesso andremo a disturbare la posizione con scissor. Vai, continua. Allungati, pensa alla catena della bicicletta, coccige, nuca che allunga. La mano che sorregge, che fa da cuscino, in realtà prende anche la nuca e tira un po' la nuca. Spalla su spalla, anca su anca, addome leggermente approfondito. E stop. Giù. Raccolgo le ginocchia al petto, mano a terra. Spingo con la mano opposta per sollevare il corpo e vado quindi dall'altra parte. Allora, mettiamoci sul fianco sinistro, partiamo dall'alto, braccio, gomito che sporge in avanti, mano che prende la nuca, tira un po' col collo, rientra con questa spalla, anca su anca, solleva il costato, vai a sistemare la linea pube esterno in leggero accorciamento, il che non vuol dire incurvarsi, però siccome si tende a spanciare, giusto? Anche fai proprio questa linea, l'intenzione di accorciarla. Accorcio qui, ma allungo la linea dietro, nuca, coccige, catena della bicicletta da tirare, ti ricordi? Sguardo avanti, attenzione a non guardarvi i piedi in giù, se no si piega il collo. Solleva entrambe le gambe strizzando forte le cosce. Verifica qui sotto, mano qui, respira. Espandi bene la gabbia, resta con il torace aperto, svuoti i polmoni con le costole aperte, fuori, 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 fuori sulle gambe bene, inspira, espandi la gabbia, lascia la gabbia aperta, svuota i polmoni, fuori, 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 comincia anche qui a fare scissor delle gambe, muovi dai femori, non dai piedi, eh? Non è questo, ma muovo le cosce. Espando la gabbia, mollo giù la testa, fuori, 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 svuoto i polmoni, lasciando le costole aperte. E stop.
in realtà non passo alla posizione seduta, ma alla posizione prona, nella quale definiamo il neutro. Mettiamo intanto mano su mano, fronte sul dorso delle mani. Sento cosa naturalmente appoggia. Cosa naturalmente appoggia? Si tende a inarcare, giusto? Sentire la pancia che proprio si rilassa a terra. Ecco, bene. Lasciami le gambe per un attimo rilassate, anche se più larghe delle anche va bene. Fai mente locale sui due appoggi fondamentali che distinguono questa posizione prona, neutra prona, ok? Ultime costole appoggiate, pube in appoggio. Devi pensare di ridurre l'intero girovita come se lo volessi restringere attorno alla colonna vertebrale, con il risultato che l'addome si approfondisce, l'ombelico va un po' verso la colonna, però l'effetto è proprio dal restringimento di tutto il girovita, non solo da una retroversione. Non è che stringo i glutei e punto solo il pube a terra, anche se di fatto questo poi avverrà, però devi proprio pensare come la riduzione del tuo girovita. Voilà, ti fa emergere l'appoggio del costato, del pube, e un filo d'aria invece passa sotto all'ombelico. Rilassa la fronte a terra, solleva da terra le gambe tese, quindi i femori, e anche qui vai a destabilizzare la posizione neutra da prona, muovendo e attivandoti bene con i glutei. 5 respiri. Quando inspiro, espando bene la gabbia toracica, lascia le costole aperte, svuotami i polmoni con le costole aperte, svuota, 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 cura la posizione neutra, ancora. Anche qui allungati nella colonna dal coccige alla nuca. Ti ricordi la catena della bicicletta tenuta tirata da due ingranaggi opposti? E voilà, giù. Molto bene. Ora mi prepari le mani sotto la linea delle spalle. Con la forza delle braccia sollevi il peso del corpo e passi alla posizione di quadrupedia, mettendo le mani poco più avanti delle spalle, i glutei poco più indietro, le anche poco più indietro delle ginocchia. Molto bene. Pensa alla tua colonna, in questo momento non ha feedback. Rispetto alla posizione di prima, dove avevamo il mat, sia da prone da supine sul fianco, i contatti ci davano un feedback. Qui è sospesa. Massima concentrazione e propriocezione. Catena della bicicletta. I due ingranaggi sono il coccige che va leggermente verso il pube, non tanto da creare una curvatura, perché devo realizzare il table, questo effetto di schiena piatta sull'orizzontale. Coccige appena appena verso il pube, mento in retropulsione, fai attenzione a non far cadere giù la testa. Resta qualche respiro qui. Inspira. Espandimi bene la gabbia, butta fuori l'aria, lascia la gabbia aperta, svuota i polmoni approfondendo, ancora, allungati nella schiena, respingi il suolo con i palmi delle mani, ancora, fuori, 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 allungati. Molto bene. Con i talloni delle mani premi avanti e in profondità, lascia adesso a terra le dita, i polpastrelli, con i glutei tocca possibilmente i talloni e con le mani tirati lontano, 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 lontano. Voilà. Se ha la fronte a terra, scarica il peso della testa e della cervicale, quindi rientra con le mani indietro. Richiamo le braccia, mani ai lati delle ginocchia, con la forza delle braccia sollevi il corpo, il peso del tronco. Rovescia le dita dei piedi a terra, ok? Spingi con le mani e spingi il bacino ben in alto. Cerca l'appoggio dei talloni, la distensione delle gambe o comunque la spinta proprio del codino del coccige in su, non afflosciarti sulle spalle, ma respingi il suolo con i palmi delle mani.
cerca di stendere le gambe, anche se non sono distese, ma ci provi a schiacciare giù i talloni in sul cottage, sarà bello distensivo, giusto? Quindi piano riporta in asse, cioè diciamo il peso sulle gambe. E tu adesso fallo molto lentamente, mi lasci le gambe piegate e piano piano vieni su. A un certo punto appoggia le mani sulle ginocchia e indugia un po' in questa posizione, dove scarichi il peso del tronco. Adesso mi vedrai muovermi, vedrai che mi muovo veloce, ma è solo per spostare il punto della camera. Tu rimani, per mettere la carica, perché mi sa che stava, ecco, finendo la carica. Tolgo la seggiola, eccomi qua. Eravamo in questo momento di scarico della colonna. Metti pure le mani nell'incavo delle anche, premi in giù i femori, crea l'allungamento della colonna. Ti ricordi? Pensa proprio da una parte il coccige e da una parte la nuca. E piano su. L'ultima a salire ovviamente sarà la testa insieme allo sguardo. Eccoci qua. Abbiamo recuperato la nostra postura eretta. Rimani con le gambe in parallelo, braccia ai lati del corpo, colonna che allunga. Come se un filo tirassi in giù il coccige. Quando dico in giù il coccige, ragazzi, non è che devo insaccare il bacino, però è onde evitare un eccesso di lordosi. E in su la nuca, una piacevole e costante attenzione a questa linea. Senza aver lavorato tanto a livello di respirazione, di powerhouse, che ovviamente arriveremo a reintrodurre tutti questi concetti, che per qualcuno è una reintroduzione, per qualcuno magari sono concetti nuovi, sì, io sento lo stesso un bel lavoro di sostegno. Abbiamo lavorato più sulle ossa, ma come ti ho detto, se lavoriamo bene con le ossa, le posizioniamo bene, immaginiamo bene i loro movimenti, i nostri muscoli lavoreranno anche al di là della nostra volontà. Infatti io sento già un'attivazione, una sorta di supporto qui nel girovita e un'apertura maggiore a livello del petto. Molto bene, non abbiamo finito, ci manca il momento finale. Dobbiamo bere un goccio d'acqua insieme, o meglio un bicchiere d'acqua insieme. Eccoci qua, solo adesso possiamo pensare, posso dire che la lezione è terminata, solo dopo aver bevuto insieme, magari un altro bicchiere, tra un po', mi raccomando, un bacio e ci vediamo domani.